Torna a Viareggio dopo anni di latitanza il rally di carnevale, partenza, arrivo e premiazione in piazza Mazzini. L'appuntamento è per il 20 e 21 febbraio, la gara giunta alla sua 35esima edizione aprirà la lunga stagione rallistica toscana. Le novità sono state presentate nel corso di una conferenza stampa nelle sale del municipio. Un'edizione ricca di novità che, come tutti i Rally Day, avrà la caratteristica di essere condensata nell'arco di 36 ore per un percorso che si snoderà fra Viareggio, Massarosa, Lucca e ritorno. Noi siamo molto interessati a recuperare la memoria di questa città e questo è un altro pezzo di memoria che rimettiamo ai cittadini, diamo a loro questa opportunità, diamo alla parte diciamo anche commerciale della città un nuovo impulso perché avremo questo rally di carnevale, è un felice ritorno, noi siamo molto contenti di questo, invitiamo tutti i cittadini di Viareggio a venire a vedere la partenza e l'arrivo di questo rally che ci sarà il 20 e il 21 di febbraio. E dopo aver riconquistato il carnevale, Viareggio potrebbe acquisire un'altra corsa importante, il rally di Camaiore, che dopo l'ultima contestata edizione l'amministrazione comunale non vorrebbe più patrocinare. Diciamo che questo accostamento Viareggio Rally può anche portare anche a nuovi eventi. A settembre potremmo anche ragionare sul rally Riviera da fare anche questo a Viareggio.